Quando avevo 5-6 anni, mio papà mi portava al campo da rugby. Lui era l'allenatore e mi faceva giocare con i più grandi. Durante le partite non mi passava mai la palla e mi diceva: vai a conquistartela, nessuno ti regala mai niente. Ma quando ti metti la maglia azzurra è un'altra cosa. Non è una sola città che ti fa per te, hai una nazione intera. Fa paura se ci penso. Ma la paura del rugby non è sempre un male, è adrenalina pura. Il placcaggio perfetto nasce dalla concentrazione e da un po' di paura. Io ci metto la concentrazione, la paura la lascio agli avversari. In molti dicono che la squadra è come una famiglia. Per me è ancora più vero. Dal Selezione 2002, io e mio fratello Mirko abbiamo giocato uno accanto all'altro. Mio fratello ha record di mete in azzurro, ne ha fatte 15, io sono a quota 12. Ho 5 partite per raggiungere e superarlo. Il record deve restare in famiglia. Per mio fratello è più facile fare meta, lui è un tre quarti. Io, come mio padre, gioco flanker. Il flanker deve avere il fisico per tenere compatta la mischia e la velocità per essere il primo a scattare quando la mischia è finita. Il mio ruolo non è facile, ma è anche molto divertente. Sono sempre al centro del gioco. Durante le partite mi capita di ripensare ai miei allenamenti da ragazzino e la voglia di andare a prendere quella palla è sempre la stessa. Allora mi metto a correre, perché aveva ragione mio padre. Qui nessuno ti regala niente. Mi chiamo Mauro Bergamasco e gioco nella nazionale italiana di rugby.